Questo è un altro model kit in scala 1.24 della Oshima, dedicati in questo caso a Cyber Formula, ovvero un cartone animato di corse quasi fantascientifiche, perché le macchine sono non tanto guidate da bravissimi piloti, che poi in realtà sono tutti ragazzini, ma praticamente hanno un'intelligenza artificiale che le rende adattabili al percorso, quindi ci sono alettoni che si muovono, parti che si trasformano, ventole che escono fuori, e questa è la Super Asurada, ovvero la macchina definitiva del team del protagonista. Asurada è l'intelligenza artificiale che, diciamo, è una spanna sopra quelle classiche, che ha tutta una storia anche, per così dire, di vendetta, per così dire, appunto, di rivalsa, perché il padre del protagonista viene ucciso per non aver consegnato questa intelligenza artificiale a un cattivone che la vuole usare come arma, e poi si ritrova appunto ad essere il protagonista, l'unico a poter guidare la macchina, entra nel team di corsa, diventa un bravo pilota. Alla fine, diciamo, della stagione televisiva di 37 episodi, mi sembra, praticamente riesce anche a far ingabbiare il cattivone, vince il campionato, però poi la macchina negli OAV subisce, diciamo, dei danni e viene trasformata nella AKF-11, ovvero la Double One, perché è doppio 1, mentre la prima versione era la 00, perché era appunto un prototipo. La 01 era la Super Asurada, e questa sarebbe la Super Super Asurada degli OAV, che ha una versione anche diversa come colorazioni, come livree, che in questo caso appunto adesso andremo a vedere. La cosa particolare del kit è che è completamente bianco, infatti tutte le parti sarebbero da colorare, e questo almeno per me è un grosso deterrente. Ci sono delle decal d'acqua, ma sono principalmente per tutti i vari stemmi, tutti i loghi che uno può mettere per personalizzarla. Però già questa parte, metà dovrebbe essere blu. Gli alettoni anche dovrebbero avere una parte blu e una parte gialla. La parte, diciamo, dei motori dovrebbe essere blu e rossa. Non è un model kit per principianti. Bisogna usare la colla, bisogna colorare gran parte dello scafo anche con una certa precisione. Effettivamente non so se sarò in grado di realizzare al meglio questo model kit. Io lo spero. Spero appunto poi di poter colorare anche il personaggio di Claire, che è anche una cosa carina in scala con la macchina, quindi si può fare un mini diorama. Lei è praticamente il genio della meccanica che la mette a punto. Però qua poi ci sono i perni in metallo per appunto le assi delle ruote. Le ruote sono morbide. Sono qua, tra l'altro, una macchina a 6 ruote, una di quelle cose pseudo fantascientifiche che mi sballa. E qua vediamo appunto quante cose vanno colorate e quante decala d'acqua vanno messe. È abbastanza complessa da costruire, proprio perché richiede un sacco di rifiniture. Questa però è comunque la versione migliore, diciamo, della macchina, la versione definitiva, e quindi ho preferito prendere direttamente questa. Anche se è un po' più difficile da colorare perché ha molte più parti colorate, mentre la versione classica ha anche un minimo di decal per dare certe colorazioni. Qua invece andrebbe tutto colorato a mano.
oppure uno volendo potrebbe lasciarla bianca, come si vede, diciamo, nella introduzione. Però devo dire che colorata rende davvero tanto. Mi piace davvero un sacco come macchina. Il cartone animato non è male, quindi guardatelo. L'avevano dato anche in italiano, in chiaro, e quindi c'è proprio in versione italiana. Questo è, come dicevo appunto, un kit però abbastanza complesso, richiede un bel po' di colori, richiede il cement e appunto un fissante anche per le decal, perché molte parti sono tondeggianti, quindi messe al naturale non aderiscono bene. Però mi piace un sacco il design della macchina e quindi spero di riuscire a farlo. Non la farò adesso, ci metterò un po' a realizzarla, proprio perché voglio anche migliorare la mia tecnica, facendo per così dire pratica con altre supercar, così da poter avere poi anche in collezione quest'altro gioiellino.